solo un sogno. Un orribile sogno. E che sogno non fumamo? Quella donna. Il volto di mia sorella. M'ingante l'italiano, la puta madre. Un sogno. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Mi metti da dormendo sul letto. Invece il letto è vuoto. E nel suo cavo stava siete allora lì. È la realtà. Ah no, no, mire in eso. Ora ci umiamo bien. ¿Cómo me levanto? Bueno. Queste siamo io e Mar. Aquí estamos Mardi, c'è una fiesta patronal, forse solo unos meses ya. Solo pochi mesi fa. E ora. Qué bonitas que eran, eh. A ver, hasta ahora lo que tenemos es que son gemelas. Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questo. Probabilmente Marco. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Hai una teoria filosofica che indica che sì. È l'anima di Marta. Che cada foto te saca un pochito di tua alma. La camera. Mi gusta. Para destacar los puntos de interés. Ok, tenemos varios. Denme un segundo que quiero arreglar algo. Bien. Le arreglé la sensibilidad porque estaba demasiado sacado. A ver. Lo que tenemos hasta ahora es que nuestro padre es un general. Supongo que de la Alemania nazi. Marta y Juliana, creo que se llamaba la chica, son gemelas. Murió Marta. Nosotros nos hacemos pasar por ella. Marta es sorda. Y hasta ahora tenemos esa información. Creo que no me faltó nada más, ningún briefing. Esto lo que me da la impresión es que son cuentos antiguos. Porque si vemos, esa es Caperucita Roja y el Lobo. Ese parece el gato con botas. Y este no tengo puta idea, pero es muy creepy. Favole spaventose. Unos cuentos de miedo, todo parece dar miedo últimamente. Sin embargo, todo lo que por aquí es precioso y animado. Es todo così bello y luminoso. No sé qué cuento será ese. O sea, la mayoría de los cuentos infantiles que hoy en día tenemos como señales de superación y toda esa wea, realmente son bastante creepies. La casetta di Marta. Chissà dov'è la chiave. Adosso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. Ok, otra. La nostra bellissima casa. Nonostante tutto, però, preferisco essere qui. I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. Ah, o sea, claro, son cuartos compartidos. Acá tenemos más cuentos. Ancora favole spaventose. Sí. Sinceramente no tengo puta idea cuáles son. Ese de abajo. No, pensé que era, pero no, no era. Por acá no me queda nada. Hoy sería 18 de julio de 1944. Son las 9 y media. Y el cuarto. Este sería que realmente sería nuestro cuarto. ¿Hay mucha diferencia? No, en verdad es lo mismo, un copy-paste que hicieron. Tengo siempre la mia cassetta chiusa a chiave. Bueno. Y pinta como que tengo que buscar esa llave. Qué linda colección de mariposas. Colección de farfalle que me ha regalado el babbo. ¿Nada más? Bueno, no me dice nada más. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Che era, che era? Siamo io e Lapo. Somos Lapo e io, quiero verlo quanto antes. Possibile, piange la morte di Marta. Parece che teníamos. La tata mi vede. Teníamos chonguito. Bueno, la abuela. Las abuelas italianas son. Il mio vestito. Quello che Marta indossava quando. Bueno, el vestido. Ecco tutta la famiglia riunita. Una cosa veramente rara. Ah, e también sabemos che la madre è muy, muy chavola. Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. Per aprire il bolso. Acá tenemos una chiave.
Selecciona el objeto para utilizarlo o analizarlo. Ahora intenta seleccionar la llave del mapa. La chiave della mia cassettina. Ah, mira, tenemos la llave de acá. Mirá, está grabado, dice Julia. Mio diario. My diario. Ok, nos hace leer el diario. 144. Questo è un nuovo diario. Te los dejo para que lo escuchen. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con l'Apo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno. La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me. Almeno per ora. Il 16 luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scema o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta. Domani mi accompagnerà al lago a mettere due nuove macchine fotografiche con il temporizzatore. E vediamo cosa riusciremo a fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia. E ultimamente neppure fare il bagno. Ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme. Stiamo bene. Bueno. O sea, esto sería antes de lo que pasó en el capítulo anterior. Va, no sé, en uno de los primeros capítulos. Y teníamos el mapa. ¿Cuál sería? Esto parece un camino. Este es el lago. No hay ningún muelle. No sé dónde habrá sido la situación de ayer, del muelle. Objetivos, la cámara. Me gusta llevar siempre mi cámara, cuanto menos te lo esperas, se presenta oportunidad para hacer la foto perfecta. No tengo fotos y este es el registro. Bueno, parece que nos estamos escapando de algún quilombo militar. Perdón, está medio complicado el lag acá. Posso essere Marta senza i suoi vestiti? La mamma non ha mai voluto che ce li scambiassimo. Come la prenderebbe? Potrei anche usare i vestiti di Marta nell'altro armadio. La tata con me. O forse era Marta. No, sono gemela. Può essere qualche lato. Che bonita la tata. La tata. Gente, se tienen a sus abuelas vivas, mandenles un beso in quando, un mensajito o algo. Il patito, a ver. I libri e i giochi di quando ero piccola. Ancora mi piace averli con me. Bueno. Creo que no me queda nada más que elegir el tema de la ropa. Por lo visto, no tengo forma de abrir. Claro, no tengo forma de abrir esto porque no tengo llave. Ah, sí, tengo llave. Perdón, no dije nada. No es la misma llave. No es la chiave justa. Dovrò procurarmela se voglio scoprire cosa contiene. Claro, pero la llave acá no está. A ver qué opciones tenemos. Soy un asco para estas cosas, así que me gusta el verde este. Sí, Erich, arrivo subito. Chiamo Marta per la colazione. D'accordo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Sì, déjenla dormir. Sì. Dejen dormir a la gente, non molesten. Va bene, non la sveglio. Accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia, sa che deve scendere per la colazione. Claro, perché è sorda sta chica. Sanno davvero che io sia Marta.
e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. Bueno, le pego una última pispiadita para ver si... si tengo algo. Nada. Per oggi sono già vestita. Ah, bueno, bueno, pero me lo estabas marcando, mamita, ¿qué quieres que haga? No te enojes conmigo. Es violenta. Italiana, italiana tenía que ser. Bueno, este cuadro está cerrado, pero me lo marca. Me hace acordar al... La neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo. Vas a acordar mucho el juego de detective que jugué en algún momento. Guardi, a casa nostra non mancano mai. La mamma è appassionata di pittura. Che è questo? Il babbo ama queste stampe di Firenze. Io le trovo un po' tristi. Ok, è un edificio. Mira un tocadiscos. Shift para correr. No puedo cerrar las puertas. Nel bagno? È chiusa. Strano, perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? Giulia, ah, il quarto. Come mi quarto? Mattina, quando sono stata qui con la tata. Ah, mira. Claro, perché mi quarto era dove stavo dormendo, perché tenía dos cuartos. La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare. Ya podemos irnos. Sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo, non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era da Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppo... Ah, è la camera, non tenemo che llevar. Qui è come se... non so come spiegarti. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Buono. Il babbo ha ragione, comunque. Objetivo actualizado. La cámara, la pantalla de la mesa debe funcionar bien. Debo poner una de mis fotos en este marco vacío. Siempre le dije a Marta que lo haría, pero nunca lo hice. Requisitos la cámara. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Il periodico, lei il periodico. Questi piatti non sono nostri, li ha lasciati la tata. Me li ricordo bene. Todos los que tenemos una abuela en Argentina o debe ser en Latinoamérica, tenemos platos así medio colgados. In pieno inverno mi mettevo a dormire accoccolata accanto al fuoco e la tata si arrabbiava. Vorrei mica diventare un carboncino, Giulia. Ah, mira, mi faltò loca. Gli scudi di famiglia della mamma. Emblema familiar. Usted tiene emblema familiar en su familia? El mío es estudiado, te voy a recagar a palo, pendejo. O por lo menos así es el emblema de mi madre. Il nostro vino viene prodotto proprio qui. Il babbo dice che è straordinario. Io odio il vino, meglio la birra. La birra, dijo. La birra. Bueno, parece que no tenemos más poder por acá. Feroce assassino a San Casciano. Claro, tu sarías el asesino de nuestra hermana. Giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Bueno. Feroce assassino a San Casciano. Giulia K. Quanto c'è? Saldo baluardo anche nei cieli. 159 aerei abbattuti in 24 ore della difesa germanica. Sì, merda, una banda. Importante operazione russa a nord-ovest di Giassi. Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo. Due caccia e sei mercantili affondati. Giulia K. Angosciati, ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene E., il padre Eric e la sorella Marta.
I funerali avranno luogo alla Romola, giovedì 20 luglio alle ore 21:30, partendo dall'abitazione dell'estinta. Ah, tu hai sì il fiamme qua? Primi miglioramenti nel tesseramento alimentare. La razione del pane è aumentata di 50 grammi al giorno. Un chilo in più al mese di generi da minestra. Riforma del trattamento ai braccianti agricoli e distribuzione straordinaria di marmellata. Marmellata. Por lo visto, ya está. Pero no parece que acá pasan raciones. Debe ser porque es como hija de general, tiene como privilegios. No puedo seleccionar la cosa. Está medio complicado seleccionar. Ahí está. Per Giulia, per fotografare sempre di più il babbo. Bueno, ya tenemos una cámara. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certo. Ah, devo aspettare che termini la lampada per ahí. Cioccolata. Un privilegio. Claro, ves? O sea, tiene como privilegio, non so se era perché è marmellata e caffè. Hija general o perché? Tipica colazione di Marta. Io preferisco il miele e il latte, ma dovrò adattarmi ai suoi gusti, ovviamente. Buono. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Questi sono i nostri vigneti. Mio padre li ama talmente che li fotografa in continuazione. Yola. Mi piaceva guardare la tata che cucinava. E rimediavo sempre un sacco di... È una cucina, o sea, è una cucina solamente cucina. Por lo visto, non tengo ninguna interacción acá. No, esta puerta la puedo abrir. No, tampoco. L'inferno di Dante illustrato da Doré. Sempre cose allegre. Los infiernos de Dante. Buona novela. Bueno, marca di acá. Guerra. Sempre guerra. Anche nei quadri. Che buona pintura. Queste maschere. Le ricordo da sempre. Ho sempre cercato di fuggire il loro sguardo. A me mi dà un... Bueno. È un poco creepy. Le foto del babbo. Chissà chi sono queste persone. Siamo fortunati. Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. Ok, acá ya está terminado lo de... Mangiare non manca mai. Acá está determinado lo que estábamos hablando recién. ¿Qué hay acá? Esos saltos de frame que pega... Ok, acá hay mucho que ver. Lorenzini merceria. 5 metri stoffa cotone grigio. 6 metri stoffa lino bianco. 4 metri raso verde. Consegnato il 5 di giugno 1944. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero, 6987. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? La macchina da cucire della mamma. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva. Potrebbero servirmi. Alla, guarda. Ok, bueno. Non intendo qual è il senso di ponermi la camera arriva. Gli faranno bene. Questo tessuto non mi è nuovo. Eppure non credo di averlo mai visto a casa nostra. Por acá nada. Los vino. Uy, ¿qué pasó ahí? El nuestro vino, de cui el babbo es tanto orgoglioso. No me puedo echar, no. ¿Qué es eso? Como una máquina de algo, ¿no? Esto parece un cuadro de... Está pegando unos saltos de frame esta mierda. Un cuadro de fotografía parece. Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura.
Non scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera passione. Io e Marta possiamo usarla quando vogliamo. Cartas y más cartas. Estos serían como los químicos. Sono tre. Sviluppo, primo risciacquo e fissaggio. Il secondo lavaggio direttamente nel lavandino. Prima di poter usare l'ingranditore dovrei scattare una foto. Prima di poter usare l'ingranditore. Bueno, bueno. Una foto. Esto... Questo registratore l'ha fatto portare il babbo qui la settimana scorsa. È vecchio ma funziona ancora. Lui ha sempre adorato tutto ciò che è tecnologico. In serio? Questo sarebbe tecnologia? Questo è come un sistema di comunicazione grabación. Sta lindo il quarto, eh? Realmente hai che tenere plata come per avere un quarto revelato in tua casa. Intenta sacare una foto di un gorrione esterior per comprare la camera in condizioni. Ok. Questi tavoli da lavoro mi affascinano. Mi piacerebbe imparare a lavorare in legno. Qui il marito della tata costruiva le mie bambole. Le marionette con cui giocavo venivano fatte qui. Non l'ho mai saputo. Mi dicevano che le portava una fatina. Non ci credevo, ma era bello. Questo è come un stile tripode, no? Por acá no hay nada. Por lo visto, por acá no hay nada. Acá hay algo. Quando ero piccola, queste botti sembravano enormi. Pensavo che avrei potuto vivere dentro una di esse. Io non te quiero decir nada, pero parece tan grande come il monoambiente, así que... Non mi piace tanto il vino, ma il nostro vin santo, che è dolce, mi fa impazzire. Supongo che acá se deja añejar y todo eso. Ah, por aquí ya terminamos toda esta parte. Tenemos que hacer esa misión que nos pide de sacarle una fotografía a un gorrión. Esta parte no la revisé todavía. Esta la... Ah, me... Corsi, nel giorno di Sant'Alessio, la battaglia in furia nella città martoriata dai bombardamenti anglo-americani. Firenze, 15 luglio 1944. Generale Eric K. Inviamo come da accordo pregresso materiale di comunicazione criptato militare. L'apparecchio deve rimanere nascosto e segreto. Heil Feldmaresciallo Karl H. Bien. La bendita radio de vuelta. No puedo tocar nada, no puedo hacer nada. Seguimos por acá. Creo que no vamos a poder porque esto era la, lo de la bici. Bien. A ver qué más tenemos. Vecchie fotografie che il babbo aveva fatto a questa casa. Tan linda, eh? Ah, mira, un sombrero. La gente se ve re elegante con el sombrero. El diario ya lo vimos, todo eso ya lo vimos. Por lo visto, acá hay otra bici. Por Dios, terrible casa. Puedes usar para llegar más rápido a los sitios. Allá está, allá hay algo, ¿eh? Ok, supongo que este debe ser el gorrión. Sí. A ver. Dice, estás a punto de utilizar la cámara de Julia. Es una Reloycore de 1940 con película de 120 milímetros. La utilizarás para hacer fotos en el juego. Algunas fotos tendrán elemento oculto que harán avanzar la historia. Mientras sujeta la cámara aparecerá un icono que indica el punto de interés fotográfico. Este icono aparecerá y será más claro cuanto más cerca estés. Pulsa E para ver tu cámara y los accesorios instalados. No has desbloqueado apariencia de cámaras. Busca el elemento que quiere fotografiar y pulsa para continuar o pulsa Q para salir del modo cámara.
Estás a punto de hacer tu primera foto. Para simplificar la simulación, la vista previa de imágenes muestra lo justo a medida que lo cambias. En la vida real, la imagen del visor está controlada por el objetivo secundario y solo responde al enfoque. Dice, prepárate para tu primera foto. Si no te mueves, podrás afinar el giro, la inclinación y la altura de la cámara. Bien. R y F. Sí, ya está. Prepárate. Continuar. Mostrar panel de ajuste. Abre el panel justo para ver tu foto. Utiliza el control del panel para enfocar la exposición y la apertura. Ah, con esto. Ah, miren, tengo que... Claro, tengo que completar esta parte de acá, de la izquierda. Esperen, quiero ver. Enfocado. Demasiado lejos. Sí, pero acá le podría hacer con el enfoque, a ver. Aquí encontrarás todos los complementos, podrá utilizar diferentes filtros, bla bla bla. Dice, sin embargo, una película de 100 ISOs. Pero ¿cómo cambio acá? Ocultar el panel. Tengo que acercarlo, a ver. Altura, inclinación. A ver, ahí está, elemento destacado. Después de cerrar la ventana. Ok. Control. Uy, se me corrió. Ahí está cerca, ponemos panel. Me falta enfocar. Aquí está, perfecta. Enhorabuena, has tomado tu primera fotografía. Logro desbloqueado el sol. Puedes hacer la foto que quieras a lo largo del juego, pero recuerda que solo unas serán fundamentales para el proceso de historia. Pronto aprenderás a revelar la foto que has hecho. Bene, ho scattato la foto. Ora subito in cantina per stamparla. Objetivo actualizado. Lee il periodico. Ya está. Me falta esto. Prueba la cámara. Pero ¿cómo me saco una selfie? Revela e imprime la foto en el cuarto oscuro. Bueno, vamos para allá. Il babbo è Uy, un generale. Me pagó una cosa. Prima faceva le fotografie sul fronte. E ora mi regala un sacco di materiale fotografico. Ora che non c'è più Marta, solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi. Non posso permettermi di dimenticare. Perché non baja? Muy bien. A ver, quarto oscuro. Claro, perché come è quarto oscuro hay que cerrar la puerta, papito. Acá? ¿Cómo habrá sido? Esto es una sola foto, chicos. Ahora se imprime en 2 segundos. Y antes era todo un proceso de la puta madre. Igual la está haciendo bastante grande la foto, ¿eh? Para revelar una foto primero tendrás que utilizar la ampliadora. La ampliadora es un instrumento óptico que permite procesar. Después de hacer una foto, la película será revelada en varios pasos. Este aspecto se ha omitido para simplificar. Los pasos son los siguientes. La película se enrolla, primero bobina, se introduce un pequeño depósito. Bueno, me lo estás... Resumiendo, elige la imagen que quieres imprimir. Te ayudará a elegir. Por supuesto, verás tus imágenes en negativo. Supongo que esta. La ampliadora te permite personalizar más tus fotos. Puedes elegir en qué parte de papel. Bla, bla, bla. Con el filtro rojo se proyecta para ver la imagen. Utiliza los controles. Cuando los tres círculos estén alineados, la imagen está enfocada. Si sigues viendo la imagen desenfocada al alinearla, la hayas fotografiado así. Juega con el ajuste cuando te parezca estar en orden. Bien, lo queremos ajustar ampliación. ¿Por qué no? Ah, no, W es la que... Ahí, ¿no? Ahí. Perfecta. Carta bien enfocada y enfocada.
Cuando se retira, la imagen se expone. Está, se autodidacta, hecho más rápido. Bueno. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora supongo que tenemos que pasar por un proceso químico, ¿no? Sí. Sumerge el papel y aparecerá la imagen. Para conseguirlo, saca el papel cuando el temporizador está en la zona verde y saca el papel demasiado pronto, demasiado tarde, se estropeará y tendrás que volver a imprimirlo. Claro, pero ¿con qué lo saco? Ah, con space. Con espacio. Chiqui, 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 chiqui. Perfecto. En la vida real va seguida de un lavado, un baño y segundo lavado. Estos baños se han omitido para favorecer. Aquí tienes tus fotos, puedes guardarlas en tu álbum o desecharlas. Puedes imprimir cada toma tantas veces como quieras. Están disponibles para imprimir en cualquier momento. A quanto pare, ora posso farmi un autoscatto per la cornice di Marta. Ok, ahora me toca hacer. Debes. Logro desbloqueado la hierofante. Continuar. Para que me saque el logro, poner en el álbum. Supongo que acá no me queda nada por hacer. Tengo para volver a imprimir la foto y tenemos que salir. A ver, el objetivo que me dice. Necesita un trípode. Ah, ya sé dónde está el trípode. Está por acá cerca. Está cerca de donde estaban las. Creo que acá a la izquierda. Ya está. Nos vamos a sacar una selfie. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? La máquina es pronta para un autoscatto. Bueno, se nota que me simplifican un poco las cosas. Bien, iniciar temporizador. Hay buena luz. Lindo lugar elegiste, mami. Ah, sonriente, malhumorada, neutral. No, sonriente. Uy, casi no. Casi la cago. Había que mantener apretado y yo apreté así como un solo clic. ¿Y ahora? Objetivo actualizado. Revela la foto y supongo que después voy a tener que poner. Dale, mamita. Ya tengo la foto. Vamos a revelarla. Y la vamos a poner en marco. Me encanta esta acción de siempre cerrar el cuarto así. A ver. È sempre un'emozione sviluppare una foto. La verdad che. All'inizio. Eppure qualcosa di invisibile viene catturata sulla pellicola nera. Una sorta di fantasma. Quell'alito invisibile torna poi a svelare la realtà da cui è stato strappato. C'è chi dice che la fotografia ruba l'anima. O la cattura. Per questo si fotografavano i morti. Ormai però non lo fa quasi più nessuno. Anche se è solo una fantasia, voglio fotografare Marta. Voglio avere con me un piccolo riflesso di quella che è stata. Ma devo farlo di nascosto. O penseranno che sono pazza. Bueno, la verdad que en este con. Puta madre, es muy sensible esto. Voy a ponerlo justo. A ver ahí. Esto es lo más cercano que puedo. No lo voy a sacar a la parte de abajo. Ahí lo voy a dejar. Enfoque. Ahí. Bien enfocada. Es poner papel. Ahora tengo que dejarlo un par de segundos. Me encanta el dedo de la mano derecha, mírenle. Y la tenemos que sacar a tiempo. Vamos. Vamos. Chiqui, 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 chiqui. Ahí se nos está viendo. ¿Ese sonriendo? ¿Ese sonriendo, en serio? Me llama mucho la atención. Sí. Qué bonita. Esta sono yo. Nessuno riuscirebbe a distinguere. Mi incanta. Che bonita chica. Avrei il minimo dubbio. E neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente non sia visibile a nessuno. L'alma della foto. Ok, pare che non la devo mettere nel quadro. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.